oggi abbiamo iniziato la nostra campagna di sensibilizzazione riguardo alla giornata dell'acqua, cioè del 22 marzo, proprio per mettere in rilievo l'importanza, la bellezza, la delicatezza e la precarietà di questi siti che noi come associazione e con i cittadini, con le persone che intervengono alle nostre passeggiate, ai nostri laboratori come Brain Community, cerchiamo di valorizzare, tutelare, far conoscere e rispettare. Soprattutto perché riteniamo che questi posti, oltre ad essere dei posti bellissimi da frequentare per svago, siano anche diciamo da mantenere e possono nel tempo diventare una prospettiva anche di quel turismo di prossimità che sempre più si sta sviluppando sui nostri territori, in particolare sui Monti Prenestini a ridosso della capitale, quindi di Roma. Soggetti a fenomeni carsici e questo fa in modo che in questi periodi appunto nascano delle cascate che non sono nient'altro che le sorgenti alimentate appunto dalle piogge che creano appunto queste cascate e altri corsi d'acqua che sui Monti Prenestini sono diffusissimi. La tutela dell'acqua significa non soltanto tutelare questi posti dove l'acqua sorgiva, scorre naturalmente e genera vita, perché in questi posti la delicatezza e la precarietà della vita è comunque un fattore importante perché riusciamo a trovare degli animali che crescono soltanto in questi posti. L'importanza dell'acqua è l'importanza che ne diamo tutti i giorni. La gestione negativa, pensate che in Italia il 40% dell'acqua che passa nelle tubature viene sprecato perché appunto i sistemi idrici italiani non sono mantenuti, sono precari. Tutti questi fattori devono farci riflettere quanto l'acqua è un bene fondamentale per la nostra vita, per la vita del biosistema, di Gaia, del nostro pianeta Terra. E quindi queste giornate devono essere una riflessione non soltanto sulla bellezza dell'acqua, ma anche sull'uso quotidiano che noi ne facciamo tutti i giorni. Oggi stiamo facendo una passeggiata con il nostro gruppo di Brain Community, che è un APS che appunto si occupa di valorizzazione e tutela dei Monti Prenestini. E la cascata alle mie spalle è la cascata di Barabojo, che è alimentata dalle piogge invernali e dai fenomeni carsici che si sviluppano sui Monti Prenestini. E, come vedete, è una cascata molto bella e molto delicata. Questa passeggiata, oltre che per vederne la bellezza, è anche un po' per accrescerne la sensibilità, perché l'acqua dei Monti Prenestini è il sito naturale dove si riproducono tantissime specie autoctone, come le salamandre, oltre che le rane e alcuni tipi di crostacei. E invitiamo tutti i cittadini, quindi tutti quelli che mi ascoltano, a visitare questi posti, sempre con accortezza e con rispetto della natura e dell'acqua. Viva l'acqua! Thank you.